Cosa ne pensi del Natale? Allora, innanzitutto, domanda lecita, cosa ne pensi del Natale? Penso che a 19 anni, cioè, non ho più quello spirito di Natale, non lo sento più. Stare in famiglia, no, vabbè, che è bello, però non c'è più quell'atmosfera che c'era una volta quando ero piccolo. Vorrei che sparisse. Come e mai? Che non arrivasse mai. Come mai? Perché non sono più bambina, perché non aspetto più Babbo Natale, perché purtroppo la vita poi ti porta un sacco di dispiaceri e quindi il Natale è la giornata che ti ricorda più cose. È una festa, diciamo, molto bella e soprattutto per i regali. Che è moscio. È moscio, perché? Perché non ci sono i soldi. Lo vedi che non c'è nessuno in giro per strada? Però non pensi anche che il Natale sia più una cosa per stare in famiglia a parte che i soldi? Quelle sì, quelle per famiglia è una cosa particolare, e quella è una cosa normale, però i soldi se non ci sono, i regali non li compra nessuno. C'hai ragione, a proposito di regali adesso, ha mai ricevuto un regalo che non le piacesse? No, i regali li si accettano sempre. Sì, e varie volte, perché continuamente mi continuano a regalare dei libri che io ho già letto e quindi io ogni volta gli dico quali voglio, ma loro se ne fregano e mi regalano dei libri che ho già letto. E questa cosa mi scoccia. Uno shampoo. Che cosa? Sì, uno shampoo. Un pacco di fragole. Dove ho preso le fragole d'inverno? Erano di Serra. Oddio, penso... Cioè... Difficile tranne uno. Ne ricevi di regali brutti? Della gente che non ti conosce, che non ha riflettuto su cosa regalarti? Non me ne viene uno in mente in particolare. Regalo brutto? No, normalmente ci sono gli iPhone. Questo non è un regalo brutto, sicuramente. No. Penso di sì. I soldi. Io odio i soldi. Non mi piacciono, no, in realtà sinceramente no, ogni regalo è gradito, io sono una persona, non penso di essere materialista, penso di apprezzare comunque il pensiero. E hai mai finto che un regalo ti piacesse anche se proprio non ti piaceva? Certo, i pigiami, ecco, i pigiami, però sono utili alla fine, quindi va bene. Assolutamente, anche da mia sorella. Okay. Calzarrete, insomma ero una ragazzetta, però erano orrendi e l'ho usata per i miei figli come calze da Befana. Tante volte, soprattutto okay. Con persone che ci stanno più vicini. Vabbè, sì, ovvio, pure i compleanni. Okay. Assolutamente sì, però non mi riesce bene, quindi le persone se ne accorgono che non mi piace. No. Mai finto? No. Sempre lo shampoo ti piaceva? No, io ho detto non mi piaceva. Ma hai finto che ti piacesse? No. Quindi ti piaceva? No, non mi piaceva, ho detto non mi... Ah, hai detto proprio che non... E che ti hanno risposto? Sono messi a ridere. Ok. Sì, non lo so, probabile, dai, non ricordo. Hai mai riciclato un regalo di Natale? No, mai. Sembra di sì, con mia sorella. Che cosa? Un anello che non mi piaceva. E io no, mai. Pensi che te l'abbiano mai riciclato? Certo. No, quello no. Assolutamente no. Sì, mi è capitato, ho ricevuto un regalo dal mio cugino e non mi piaceva. E quindi, dato che io e questo gruppo di amici abbiamo il vizio di scambiare sempre regali, ho preso quel regalo e gli ho regalato alla mia migliore amica. E lei, oddio, ma quanto hai pagato tanto? No, una sciocchezza. No, veramente non l'ho fatto mai. Io non ho mai fatto. I soldi. No, beh, penso di no, ecco. Se poi si sceglie fra Natale o Capodanno, quale sceglieresti? Natale. Capodanno. Perché? Beh, perché è la festa dell'anno, cioè. Beh, Capodanno. Capodanno. E perché? Perché ti diverti, cioè. Ok. Capodanno. Capodanno. Sì. Perché? Perché penso sia... Tutti parlano del Natale che è una festa molto bella, però anche Capodanno c'ha il suo perché. Perché è l'ultimo giorno e anche... È una doppia, diciamo, festività, è l'ultimo giorno dell'anno e anche l'inizio di un nuovo anno, quindi è anche una cosa molto positiva e anche molto molto simpatica, tra l'altro, anche perché si beve, quindi è una cosa molto bella. A Befana. A Befana, ok. Mio compleanno. Il tuo compleanno. Sicuramente il Capodanno, magari un bel seratone con after fino alle 7 di mattina. Giustamente, che a Capodanno si può fare. Esatto, amor panico. Sicuramente
sicuramente Natale. Se potessi inventare una festività, che nome gli daresti e cosa festeggeresti? Suggerimento. Oddio. Che cosa? Compleanno di Sara. Il nome non lo so. Vorrei, che ne so, una festa per Roma, intesa come città, come squadra, come il mondo, è tutto giallo rosso. No, penso che ce ne sono già abbastanza. Ci bastano quelle che abbiamo. Una festa nazionale del compleanno mio. Almeno tutti mi fanno un regalo. E come la chiameresti? Festa del re. Grandissimo. 3, 2, 1.